un gigante che la vuole mangiare, quindi Geraldine di suo non è tranquilla. Una volta che ha capito che voi non la volete mangiare, non la volete mangiare, no? No, no, no. Allora lei... Allora, grazie di essere venuti. Allora, come allora questa è l'isola di Guido Gozzano, l'isola in mezzo allo stagno. Qui una volta c'era un capanno, ma se volete vedere com'era, c'è il pannello esplicativo all'ingresso. Ed è un posto molto significativo perché ci piace pensare che questa è la famosa isola non trovata della sua poesia. Allora, Guido Gozzano ha scritto fiabe e io e Geraldina, che da 20 anni giriamo il mondo a noi conosciuto e anche quello sconosciuto, se ci invitano raccontando fiabe, lo sapevamo. Si pose in cammino, raggiunse il bosco e rallentò il passo, premendosi lo scapolare sul petto con le due mani. Ed ecco apparire l'ampia radura illuminata dalla luna piena e i piccoli gnomi che vi danzavano nel mezzo. Serena si nascose dietro ai tronchi per osservarli trattenendo il respiro. Erano goppi e sciancati come vecchietti, piccoli come fanciulli, portavano barbe lunghe e rossigne, giubbini buffi rossi e verdi e in testa cappelli fantastici. Impaziente si protese dicendo: mamma, ho sete. Non aveva ancora dette quelle tre parole che tre scorpioni neri le uscirono dall'orecchio sinistro e si misero a correre sulla sua veste di seta bianca. Il re e il suocero balzarono in piedi inorriditi, strapparono il velo alla sposa e apparve il volto orribile e feroce di Gordiana. Maestà, queste due perfide volevano ingannarci. Il re e il suocero fecero fermare il corteo a metà della strada. Il re salì al galoppo e da solo volle raggiungere al gran galoppo il castello della fidanzata. Salì gli scaloni del palazzo gridando: Serena, Serena, Serena! E il re la prese fra le braccia, la mise sul cavallo e insieme raggiunsero il corteo dove li aspettava. Serena prese posto fra il fidanzato e il padre. Furono celebrate le nozze regali. Della matrigna e della sorella perversa, fuggite attraverso i boschi, non si ebbe più alcuna novella. La bella di tutte, l'isola non trovata, quella che il re di Spagna serve da suo cugino, il re di Portogallo.
firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino.